Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo subito questa edizione con un'ultima ora. Le notizie che giungono da New York: un'auto che procedeva a contromano è piombata sui pedoni a passeggio sul marciapiede a Times Square tra la settima e la 42esima o 43esima strada. Le immagini che vedete in questo momento ci giungono per l'appunto da Times Square. Tante sono state anche le foto postate sui social. Testimoni riferiscono di persone a terra. La Reuters parla di un morto, un altro a sua volta invece investito dall'auto ha dichiarato di credere che si sia trattato di una deliberata aggressione. La polizia fa sapere di almeno 10 feriti. Al momento la zona è presidiata da agenti e ambulanze. Il conducente dell'auto, che come mostra una foto, eccola questa, ha concluso la sua corsa contro un paletto. Secondo i media è stato arrestato. Alcuni edifici intorno a Times Square sarebbero stati sigillati dopo l'accaduto. Cercheremo ovviamente di capire la natura di questo incidente. Notizia dell'ultima ora, lo ricordiamo, e vi daremo aggiornamenti proprio nel corso di questa edizione. Ma restiamo negli Stati Uniti, perché la bufera che si sta via via addensando sulla testa del presidente degli Stati Uniti, su di lui infatti sembra allungarsi sempre di più l'ombra dell'impeachment. A Donald Trump sono state mosse le stesse accuse avanzate contro Nixon: ostruzione della giustizia, e un procuratore speciale indagherà sul Russiagate. Gli aggiornamenti con Vittorio Torre. È la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana. Donald Trump liquida così l'inchiesta sui suoi rapporti con funzionari e politici russi. Fatti e circostanze che sono al vaglio del consigliere speciale Robert Mueller, direttore dell'FBI, fino al 2013. Sulla base di quanto emergerà dalle indagini, il Parlamento degli Stati Uniti potrebbe decidere per l'impeachment, la messa in stato d'accusa del presidente degli Stati Uniti. Il dossier Trump-Russia negli ultimi giorni sta diventando sempre più pesante. In una registrazione audio che risale allo scorso giugno, uno dei leader dei repubblicani, Kevin McCarthy, il numero 2 della Camera, addirittura sostiene che secondo lui Donald Trump è sul libro paga di Vladimir Putin. Non solo, le indagini si stanno concentrando su almeno 18 contatti tenuti nascosti fra Trump e alcuni funzionari russi. La maggioranza dei repubblicani sta facendo quadrato attorno a Donald Trump, anche se alcune figure di spicco hanno espresso più di un dubbio sui rapporti tra la Casa Bianca e Mosca. Il procedimento di impeachment comunque è a dir poco complesso. Innanzitutto, si legge nella Costituzione americana, deve esserci un'accusa e una condanna per tradimento, corruzione o altri gravi crimini o misfatti. L'impeachment, secondo il dettato costituzionale, deve essere dichiarato dalla Camera dei Rappresentanti e poi discusso e deciso dal Senato con il voto dei due terzi dei senatori. Finora nessun atto formale in questo senso è stato avviato e molti osservatori sono convinti che la cronaca di questi ultimi giorni, il dossier Trump-Russia, le indagini serrate sui rapporti con Mosca, facciano parte solo di una dura battaglia politica. Il punto è che questa stessa investigazione non punta in questa fase a far cadere Trump. L'obiettivo non è far cadere Trump, quanto tenerlo sotto investigazione, cioè influenzarne l'operato. È un'investigazione che dovrebbe durare anni in linea teorica, proprio perché l'obiettivo in questa fase non è farlo cadere, quanto influenzarlo. Torniamo in Italia con gli ultimi dati sull'occupazione resi noti oggi dall'INPS, dati che ancora una volta denunciano la difficoltà di questo paese sul fronte lavoro, con i contratti a termine che si confermano sempre più diffusi a fronte di una frenata di quelli stabili. E per i più giovani ad aumentare sono invece le incertezze per il loro futuro. Leonardo Possati. Il primo trimestre del 2017 è sostanzialmente positivo per quanto concerne la variazione dei posti di lavoro. L'INPS infatti registra un più 322.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2016. Malgrado questo, dal rapporto dell'Istituto di Previdenza emergono luci e ombre nel sistema lavoro italiano. Negativo è sicuramente il crollo dei contratti a tempo indeterminato, che dalla fine del 2015 non godono più della piena decontribuzione e di conseguenza vengono poco utilizzati dalle aziende. Nei primi tre mesi del 2017 sono
sono stati attivati solo 400.000 nuovi contratti, registrando così un calo del 7,4% rispetto al 2016. Se poi si prende in considerazione il dato relativo ai contratti stabili portati al termine, 381.000, allora si vede come il saldo dei nuovi posti fissi è in attivo per sole 17.000 unità. Nei primi tre mesi del 2016 il saldo positivo era invece di 41.000 contratti. Se poi andiamo al 2015, quando c'erano ancora gli sgravi totali per le aziende che assumevano, il dato era di 214.000 contratti in attivo. Se continua questo trend avremo un mercato del lavoro sempre più fragile e instabile. L'importante è invertire questa rotta. Un intervento mirato di incentivi per favorire alcune figure, giovani, donne, nel mezzogiorno crediamo che sia importante ed è una cosa che va aumentata e ampliata. Sul fronte dei licenziamenti, il primo trimestre di quest'anno fa segnare un più 143.200 persone che hanno perso il posto di lavoro, un dato in leggero aumento rispetto a gennaio-marzo del 2016. Ed ora per la politica il confronto sulla legge elettorale, proposto dal Partito Democratico il Rosatellum, un misto tra proporzionale e maggioritario. Ma se da una parte si continua ad usare il latino per dare certezza alle ipotesi, dall'altra l'esito del voto resta ancora incerto. Augusto Cantelli. Dal Mattarellum al Porcellum al Consultellum fino all'Italicum, il richiamo al latino è un vezzo irrinunciabile per le leggi elettorali e anche per la nuova proposta di riforma si ricorre alla lingua di Cicerone. Nasce così il Rosatellum dal nome del capogruppo PD alla Camera, Ettore Rosato. Il modello che arriva in Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio è un mix di proporzionale al 50% e maggioritario per l'altro 50%. Nella parte proporzionale sono previste liste cortissime da 2 a 4 candidati e ogni partito va da solo. Nella parte maggioritaria ci si confronta in collegi uninominali ed è prevista la possibilità di presentarsi in coalizione. I collegi dell'uninominale sono 303 per la Camera, a cui vanno aggiunti quelli delle regioni a statuto speciale. L'estero al Senato sono 150. La soglia di sbarramento è prevista al 5%. Si parte dunque da questo modello, ma le divisioni tra le forze politiche restano profonde. A favore del Rosatellum al momento soltanto PD e Lega, i cui voti sarebbero sufficienti per il passaggio alla Camera anche per i primi di giugno, come chiede Renzi. I problemi, come sempre, nascono al Senato, dove invece mancano i numeri, tra contrari ed incerti, spaventati soprattutto dal rischio del voto anticipato. Sull'accoglienza dei migranti da Milano una iniziativa pilota, un patto tra 80 sindaci e il Ministero degli Interni. Questa mattina la firma di un protocollo ad hoc, accoglienza e integrazione ma anche sicurezza. Ci spiega tutto Luciano Piscaglia. Un'accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa sul territorio. E questo l'obiettivo del protocollo per l'accoglienza diffusa firmato questa mattina a Milano davanti al ministro dell'Interno Marco Minniti da 80 di sindaci dell'area metropolitana. L'intesa, che attua il piano ministeriale di ripartizione dei richiedenti asilo definito mesi fa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, prevede l'assegnazione di un numero di stranieri proporzionato alla popolazione residente nella misura massima di 3 richiedenti asilo ogni 1.000 abitanti, con l'impegno da parte del Ministero di ridurre di un ulteriore 50% la quota di immigrati spettante ai comuni aderenti al protocollo. È il modello Milano, un modello per l'Italia e per l'Europa, secondo il ministro Minniti, perché coniuga accoglienza, integrazione e sicurezza e permetterà di superare i grandi centri di accoglienza. Perché l'accoglienza diffusa è la chiave dell'integrazione. Perché potete gestire numeri diffusi sul territorio, piccoli numeri spalmati sul territorio, un elemento fondamentale per le politiche di integrazione, perché è evidente che i grandi centri di accoglienza difficilmente possono coniugarsi con politiche forti di integrazione. Non ha però convinto tutti il protocollo per l'accoglienza diffusa, che si basa sull'adesione volontaria delle amministrazioni locali ed è stato raggiunto dopo 3 mesi di intense trattative condotte dal prefetto di Milano, Luciana Lamorgese. È stato sottoscritto da 80 di sindaci sui 134 dell'area metropolitana milanese, ma è stato respinto dagli amministratori locali di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia. A loro l'invito del ministro Minniti a ripensarci.
L'attenzione delle mafie per la gestione dell'accoglienza dei migranti emerge chiarissima dalla vicenda di Isola Capo Rizzuto. È solo uno dei casi in cui è documentata la presenza di organizzazioni criminali ed è un qualcosa per sua natura destinato a ripetersi. A dichiararlo è il presidente dell'Autorità Nazionale contro la Corruzione, Raffaele Cantone, in audizione davanti alla Commissione Migranti. Sul tema dell'intervento prima delle interdettive antimafia, ha spiegato Cantone, le prefetture non sono Nembo Kid. E l'immigrazione è stato uno dei temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e la presidenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee guidata dal Cardinale Angelo Bagnasco. E intanto si avvicina l'Assemblea dei Vescovi Italiani che sceglierà il suo nuovo presidente. Cristiana Caricato. L'assemblea della CEI, da cui uscirà il nuovo presidente, inizia lunedì prossimo, ma il cardinale Bagnasco ha incontrato già oggi Papa Francesco con la presidenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Secolarizzazione, disoccupazione giovanile, inverno demografico, immigrazione e traffico di esseri umani, temi affrontati con il pontefice, che puntuale e concreto ha dato indicazioni sulle strade da perseguire a livello continentale. C'è bisogno di Europa, di unità d'Europa, questo è fuori dubbio, però il processo di unificazione, di unità deve essere un processo ripensato seriamente, rifondato su basi non politiche, economiche, finanziarie, ma su basi morali e spirituali. Incontrando i giornalisti subito dopo l'udienza, la presidenza della CCE ha raccontato di un Papa coinvolto e preoccupato per l'invecchiamento dell'Europa, ma che insieme ai suoi vescovi crede ancora nel continente. Un'Europa in cui le parole accoglienza e integrazione devono essere principi ispiratori. E a chi sospetta divergenza di visione tra gli episcopati, il presidente Bagnasco risponde secco. I muri non sono delle chiese, i muri sono degli stati. I vescovi, le conferenze episcopali di tutti i paesi europei sono vescovi della Chiesa Cattolica, pertanto hanno riferimento al Vangelo, ai principi della tradizione della dottrina cattolica e al continuo magistero del Santo Padre che è chiaro per tutti. A conferma di una strategia unitaria la notizia che il 22 settembre i direttori europei degli uffici delle pastorali dei migranti saranno ricevuti dal Papa, mentre al margine anche un duro giudizio sui populismi. Illudono la gente, cavalcano la rabbia e il risentimento, ma l'istanza di cui si fanno portatori non va snobbata. Dall'Europa parliamo ora invece dell'Unione Europea, che ha deciso una dura condanna a Facebook, il colosso dei social, una multa da 110 milioni di euro, perché secondo l'antitrust al momento dell'acquisizione del sistema di messaggistica WhatsApp avrebbe fornito e messo in rete informazioni fuorvianti. Sentite Federico Plotti. Una maxi multa da 110 milioni di euro, tanto dovrà sborsare Facebook per aver fornito informazioni inesatte e scorrette nel corso dell'inchiesta dell'antitrust europeo sull'acquisizione di WhatsApp, la più popolare e utilizzata applicazione per telefoni cellulari di messaggistica, acquistata dal colosso di Mark Zuckerberg nel 2014 per 21 miliardi di dollari. Questioni di privacy e di regole sulla condivisione dei dati. Facebook aveva assicurato l'autorità europea, garante della concorrenza, di non poter e voler collegare i due account e invece così non è stato. Non molto dopo la sua acquisizione, WhatsApp ha infatti annunciato l'aggiornamento delle sue condizioni generali di utilizzo, che comprendeva anche la possibilità di associare i numeri di telefono degli utilizzatori con quelli di Facebook, mettendo in corrispondenza automatica le identità degli utenti delle due piattaforme. Un cambiamento della politica di confidenzialità che non era negli accordi. Il regolamento dell'Unione in questo senso è chiarissimo e obbliga le imprese e le aziende sottoposte a un'inchiesta in materia di concentrazione a fornire informazioni esatte e non fuorvianti. La decisione di oggi non incide sul buon fine dell'operazione di acquisizione, ha detto la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, ma manda un segnale forte alle imprese mostrando che devono rispettare tutti gli aspetti del regolamento, cosa che Facebook spesso non ha fatto, visto che questa è la terza volta che viene multata in appena una settimana. Solo qualche giorno fa al popolare social network erano arrivate sanzioni sia dall'Italia che dalla Francia per le sue reiterate violazioni della privacy.
E la modernità irrompe anche in una realtà antica e piena di tradizione come il Giappone. Nella storia dell'impero millenario sembra infatti cadere un altro muro. Il governo del paese prepara la strada alla svolta chiesta dall'imperatore Akihito in persona. Per la prima volta il prossimo capo supremo del Giappone potrà scegliere, come ha annunciato l'anno scorso, di abdicare il trono di maestà imperiale. Barbara Masulli. Sudeni. Da questo annuncio sono trascorsi oltre 9 mesi. L'imperatore giapponese Akihito, 82 anni, parlava così alla nazione. Ammetteva di essere troppo vecchio per continuare a fare l'imperatore. Stava abdicando. Una volontà espressa ad agosto, ma che ancora non si è concretizzata, perché in Giappone le dimissioni di un imperatore, che fino alla Seconda Guerra Mondiale era considerato una divinità, non sono previste dal moderno ordinamento. Adesso la storia sta per essere riscritta. Nelle prossime ore, infatti, il governo darà il via libera a una legge che poi dovrà essere approvata anche dal Parlamento per consentire ad Akihito di lasciare il trono. Per la definitiva uscita di scena di Akihito, l'iter non prevede tempi brevissimi. Dovrebbe avvenire a fine 2018 e dal 1 gennaio 2019 il Giappone avrà un nuovo imperatore, probabilmente il figlio di Akihito, Naruhito, ma questo non è ancora detto. Akihito è un imperatore amato dal popolo, alla gente comune, da sempre ha mostrato particolare attenzione. In queste immagini lo vediamo con sua moglie rendere omaggio alle vittime del terremoto del 2011, il più potente mai misurato in Giappone, con oltre 15.000 vittime accertate. In ginocchio parla con chi nella catastrofe ha perso uno o più familiari. Un imperatore umano che, come suo padre, ha rinunciato alla natura divina del ruolo di imperatore. Un uomo che qualcuno ritiene in contrapposizione con la politica del primo ministro Abe. Un uomo capace di rompere con la tradizione. Lo dimostra la decisione di abdicare, che inevitabilmente ricorda il gesto compiuto da Ratzinger, ma anche la scelta di sposare Michiko. Era il 1959 e Michiko fu la prima cittadina comune ad andare in sposa a un membro della famiglia reale. La principessa Mako calca le orme del nonno. La nipote di Akihito sposerà infatti un cittadino semplice, un operatore turistico conosciuto sui banchi dell'Ateneo Cristiano di Tokyo. Ma Mako è una donna e quindi una decisione del genere la pagherà cara. Non sposare un reale per lei significa rinunciare a ogni titolo imperiale. Insomma, una Kate Middleton al contrario. Mako dunque lascia il palazzo in attesa che possa farlo anche il nonno imperatore. Dal Giappone alla Terra Santa per raccontarvi un'iniziativa di alto livello formativo realizzata dall'AVSI. Circa 5.000 studenti palestinesi provenienti da 27 scuole di diverse città hanno lavorato insieme partecipando ad alcuni laboratori. Obiettivo: mettere in pratica l'educazione inclusiva, trasformando le distanze in ponti e le diversità in valori. Il nostro inviato, Maurizio Vischino. Ci piace raccontare quello. Gli studenti hanno esposto i loro lavori all'Università di Betlemme. Sono studenti provenienti da scuole palestinesi di Gerusalemme Est, Betlemme e Gerico, i quali hanno seguito almeno un laboratorio di un programma di educazione inclusiva chiamato Abbracciare la diversità, portato avanti per 3 anni dalla Fondazione AVSI e da Terdesom Italia. È diverso come progetto rispetto ad altri, riferisce Dima Samman, direttrice del Dipartimento di Gerusalemme del Ministero palestinese dell'Istruzione. È diverso perché tratta gli studenti a seconda delle loro abilità e dei loro bisogni. Nei laboratori, infatti, gli studenti, circa 5.000 in 27 scuole, hanno imparato a camminare allo stesso passo con coetanei disabili o emarginati e hanno imparato ad abbracciare la diversità, perché nel programma sono state coinvolte le famiglie, soprattutto quelle che vivevano come una vergogna un figlio disabile. Ed hanno imparato bene perché anche gli insegnanti e il personale tecnico, circa 720 persone, hanno appreso nuovi metodi per guardare alle classi con un nuovo sguardo. Da ieri, tra l'altro, chiuso il percorso della formazione, per gli insegnanti è cominciato un nuovo cammino da portare avanti in autonomia con le competenze acquisite. L'obiettivo che a me dà soddisfazione è vedere o trovare nelle scuole che c'è un modo diverso da fare, un modo diverso di trovarsi, un modo diverso di insegnare. Non dico che in tutti i casi, ma comincia a essere un modo diverso di fare un'attività. Fa dell'inclusione un progetto che riguarda tutta la scuola e non riguarda solo i bambini con problemi e con difficoltà, ma è tutta la scuola che diventa accogliente. Sono le insegnanti che adattano la loro metodologia di lavoro ai bisogni diversi di tutti i bambini.
E allora, l'attività adesso del Papa, a cominciare dal commovente incontro che Papa Francesco ha avuto con le famiglie, i medici e i pazienti, tutti accomunati dal personale calvario contro la malattia neurodegenerativa di Huntington. Siete preziosi davanti agli occhi di Dio e della Chiesa, ha detto. Nessuno si senta mai solo. Paolo Fucili. La malattia per Gesù non è mai stata un ostacolo all'incontro con chiunque, anzi, spiega Francesco, è lui che ha abbattuto i muri dell'emarginazione attorno a tanti malati. Ci ha insegnato che la persona umana è sempre preziosa, sempre dotata di una dignità che niente e nessuno può cancellare. Ecco perché Hidden No More, cioè mai più nascosta, è lo slogan dell'incontro di oggi sulla corea di Huntington, rara malattia neurovegetativa che riduce le funzioni motorie e cognitive fino alla demenza, portando oltretutto con sé paura e persino false credenze, specie in America Latina, dove è più diffusa, racconta un video in aula Nervi, di cui isolamento e vergogna dei malati, arrivati in 150 persino da Argentina o Nuova Zelanda e accolti invece a braccia aperte dal Papa. La fragilità non è un male. Perciò non cedete alla tentazione del senso di vergogna e di colpa, presenti anche medici, operatori sanitari, volontari di associazioni varie, là soprattutto dove mancano strutture sociosanitarie a misura della dignità umana. Siete voce che queste persone hanno per rivendicare i loro diritti. Infine genetisti e scienziati che studiano cause e terapie di Huntington, impegno benedetto dal Papa, però conclude non alimentate anche voi la cultura dello scarto. Nessuna finalità, anche in sé stessa nobile, come la previsione di una utilità per la scienza, per altri esseri umani o per la società, può giustificare la distruzione di embrioni umani. La misura dell'amore di Gesù è amare senza misura. Così Papa Francesco questa mattina nella messa a casa Santa Marta. Ascoltiamo un brano della sua omelia. Ci sono altri amori. Anche il mondo ci propone altri amori. L'amore al denaro, per esempio. L'amore alla vanità. Pavoneggiarsi, l'amore all'orgoglio, l'amore al potere, anche facendo tante cose ingiuste per avere più potere, sono altri amori, questi non sono di Gesù e non sono dal Padre. Lui ci chiede di rimanere nell'amore suo, che è l'amore del Padre. Pensiamo anche a questi altri amori che ci allontanano dall'amore di Gesù. E anche ci sono altre misure di amare. Una cosa è volere bene e un'altra cosa è amare. E torniamo ora sulla notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale di questa sera. Un'auto sulla folla a Times Square nel cuore di New York. Una persona ha perso la vita, i feriti secondo i vigili del fuoco sarebbero 13. State vedendo le immagini che ci arrivano per l'appunto da New York con l'arresto. Il conducente infatti è stato arrestato. Secondo fonti della polizia riferite dall'emittente televisiva CBS non si tratterebbe però di un atto terroristico ma di un incidente forse dovuto a guida sotto effetto di droghe. Questa è l'auto del conducente che ha travolto le persone a Times Square. Allora, vi lascio ora al Post, continua il reportage dell'inviato Massimiliano Cocchi che ci porta tra gli effetti più dolorosi della crisi in Grecia, costretti a vivere tantissimi cittadini in molte case senza luce. A seguire, attenti al lupo, noi torniamo con il TG2000 alle 20.30 con tutti gli aggiornamenti ed ora vi lascio al Post sul buio della crisi greca. Arrivederci.